Cari amiche e cari amici di Salvo 5.0, benvenute e benvenuti. Siamo collegati in diretta da Piazza dei Signori, giusto? Da Piazza dei Signori a Vicenza. Ho cominciato addirittura 4 minuti in anticipo perché qui mi sono ritrovato in mezzo a una scolaresca di ragazzi che hanno fretta di andare via. Allora ho detto, dai, comincia prima così ci intervisti. E allora cominciamo subito questa puntata e la sigla dopo. Dai, prima intervistiamo i ragazzi e poi la sigla. Allora, ragazzi, siete pronti? Da chi cominciamo? Da chi cominciamo? Oh, guardate qui che bella scolaresca, ragazzi. Sono tutti ragazzi che vanno alle medie. Arrivano da Torino. Come vedete sono belli carichi. Arrivano tutti da Torino. Allora, chi vuole cominciare a parlare? Forza. Prima parlavamo, loro sono qui, mi hanno assistito mentre preparavo la diretta. E allora uno mi chiedeva, ma tu fai questa cosa qui, ma quanto guadagni? Io ho detto, tu me l'hai chiesto. Ecco, ho detto, ma perché ti interessa dei soldi? Ecco, sono così importanti per te i soldi? Come ti chiami? Io mi chiamo Salvo, tu? Per te i soldi sono così importanti? Siccome, boh, dipende dallo stile di vita che conduci tu. E tu che stile di vita conduci? Tranquillo. Tranquillo, e quindi che te ne frega dei soldi? Vuoi dire, se hai da mangiare... un tetto sotto il quale dormire, a un noi, po' di vestiti. No, per adesso a noi non serve niente. Ci mantengono i genitori a noi. 13 anni magari servono. Tra 10 anni. Tra 13 anni magari per comprare la casa, personali, per mantenere la famiglia. Esatto. Ecco, ma tu hai... come ti chiami tu? Tu hai intenzione di fare molti figli, di fare una famiglia molto numerosa? Non so ancora. Non lo sai ancora. Due o tre figli. Dipende dalla donna. E quindi hai bisogno di tanti soldi per mantenere questa tua famiglia numerosa? No, cioè, almeno dargli un futuro, dargli da mangiare. Ma senti, ma il mangiare, oppure i vestiti o la casa, sì. Tu come li definiresti? Cioè, per esempio, tra un cellulare dell'ultima generazione o un piatto di minestra, mi dici qual è la differenza fra queste due categorie? Secondo te? Il piatto di minestra è essenziale, cioè... Bravo! Hai visto che hai centrato il punto? Al telefono ci puoi fare anche a meno. Bravissimo! Avete sentito, ragazzi, questi... Avete voi tra i 12 e i 13 anni, giusto? Sì, sì. Vedete la saggezza dei dodicenni, cioè... La minestra è essenziale, mentre il cellulare puoi anche farne a meno. Bravo, mi piace moltissimo questa risposta. Grazie. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa su questo discorso dei soldi? Vai! Io. No, che magari sono per aiutare i tuoi cari a renderli felici i soldi, però. Ah, per renderli felici? Secondo te per rendere felici i tuoi cari? Secondo me no. No, per rendere una vita migliore. Non hai capito? Cioè, sei una famiglia abbastanza noiosa. Io nel senso dare. Se invece dare un futuro ai tuoi figli, in questo senso. Ma per futuro, vuol dire, se i tuoi figli hanno la certezza di avere sempre qualcosa da mangiare, una casa per ripararsi dalle intemperie, dei vestiti, poi tutto il resto, cioè questi soldi, cioè secondo te per essere più felice, no? Per esempio tu, dimmi una cosa, come ti chiami tu? Tu sei più felice quando magari arrivi a casa e papà o mamma ti fanno un abbraccio vigoroso o quando ti danno 20 euro, tieni, comprati quello che vuoi? No, vabbè, un abbraccio. Vero che è un abbraccio, no? Ecco, no, è inutile che fate... Voi non è importante l'abbraccio? È più per noi che siamo ragazzi, magari arrivare a scuola il giorno dopo con una nuova felpa è meglio. Ah, è meglio una nuova felpa che un abbraccio di papà o mamma? Ma perché noi siamo... Perché le generazioni sono cambiate, prima si contava più sugli abbracci, un abbraccio al posto perché ieri sera. Ma è una cosa personale, non te ne devi vantare, è appunto della tua famiglia. Aspetta. Pensiamo che un abbraccio sia più scontato. Vabbè, sono d'accordo, però tu lo sai che ci sono magari ragazzini della vostra età che non hanno la possibilità di avere un abbraccio. Ma certo, magari un abbraccio, magari hanno perso i genitori in guerra, per esempio. Certo, un abbraccio è una cosa stupenda, però. Però non si dice mai di no, 20 euro, no? Okay. È perché le generazioni sono cambiate, e quindi per te cos'è? Come li chiami tu? Sono più importanti le felpe degli abbracci? Allora, per me, secondo, cioè,
dipende dalla situazione. Per me però è più importante l'affetto della famiglia, perché magari ci sono alcuni genitori che lavorano tutto il giorno e compensano la loro mancanza con 20 euro, 30 euro, i soldi oppure giochi, telefoni, mentre invece è più importante l'affetto della famiglia che resta a casa con te durante il giorno. E quindi ti tocca per questo? Sì. Quindi non è che sono cambiate le generazioni? Perché adesso si schiavizzano, sono magari 12 ore al giorno e quindi loro poi arrivano a casa stanchi, preferisco darti 20 euro piuttosto che l'abbraccio. Questo è perché purtroppo siamo un po' schiavi. Vediamo, vorrei sentire qualche altra voce. Sentiamo, chi sei tu? Dimmi. Che comunque è più importante un abbraccio, perché vuol dire che ti vuole bene, invece se ti dà dei soldi sembra quasi solo per accontentarti. Secondo me 20 euro fanno stare bene al ragazzo. Però un abbraccio, cioè 20 euro ti fa stare bene il ragazzo per un'oretta. Sì. Però un abbraccio può stare bene per 2 giorni, 3 giorni, poi se viene ridato continua. È continuo. Più che altro. Perché secondo me, io la penso così, secondo me i ragazzi adesso preferirebbero 70 euro per prendersi l'ultimo gioco uscito di non so che cosa. O la PlayStation, che l'abbraccio, questo è poco ma sicuro. Però, ma scusate, a parte gli abbracci fra dei genitori, fra di voi amici vi abbracciate ogni tanto? Sì! Ma questo ragazzi, mi fate vedere un abbraccio, lo sapete io? Adesso vi racconto un aneddoto. Perché noi siamo fratelli, non di sangue ma di sangue. Bene, allora vi racconto una cosa. Io un mese fa circa ho fatto un convegno per lanciare questo tour. A Bologna ci siamo riuniti, eravamo circa 80 persone, per presentare questo Pecoglioni Italia Tour. E allora ho fatto uno scherzo ai convenuti. Ho detto, sentite, prima avevo detto che era tutto gratuito. A un certo punto all'inizio ho detto, vi devo dare una brutta notizia. Per partecipare a questo convegno bisogna pagare 150 euro. Quindi adesso passerà Giuseppe con il POS, quindi date la carta di credito oppure pagate in contanti 150 euro. Dovevate vedere le facce di questa gente, tutti bianchi in faccia, ammazza, questo ci ha fregato. Allora ho detto, adesso vi do un'altra notizia. Ho fondato la Banca Mondiale degli Abbracci, ok? Gli abbracci sono come una moneta, possono servire per scambiarsi bene servizi. Per esempio, mi piace la felpa di... giusto? Mi piace la felpa di... me la dai la felpa per un abbraccio, per esempio? Ok, poi tu che ne sei, vuoi prendere magari lo zaino di... e vi scambiate un abbraccio, eccetera. Quindi gli abbracci sono un bene di scambio, per scambiarsi bene. Allora io ho fondato la Banca Mondiale degli Abbracci e ho detto agli 80 convenuti, ho detto, solo per oggi questi abbracci sono convertibili in euro. Un abbraccio vale 50 euro. Allora, se voi non volete pagare in contanti, fate 3 abbracci a quelli che trovate in sala e avete saldato il vostro debito. E ho costretto quindi in questo modo, con questo trucco, 80 persone ad abbracciarsi. Bravissimo. Dovete vedere che bellezza. Ecco. Complimenti. Bella cosa. Complimenti. Ecco. No, ma non voglio l'applauso, è per dirvi che forse abbiamo perso un po' di cose importanti della vita, no? Pensiamo alla felpa, all'ultimo gioco per la PlayStation, piuttosto che invece all'amore, all'affetto per un amico, un'amica, il fidanzato, la fidanzata, papà, mamma, eccetera, no? Che ne pensi tu con quei begli occhioni neri? Cosa pensi di quello che stiamo dicendo? Qual è il tuo nome? Tu preferisci un abbraccio di un familiare o una felpa? Ma devo essere sincera? Sì, certo, devi essere sincera. La felpa. Ma dai. Ma senti, ma... sì. Ciao. Sono tutti minorenni, sì. Quindi ripresi senza l'accordo degli insegnanti non si può... Ma veramente sono loro che mi hanno assediato e mi hanno detto dai, facciamo la diretta, ma io non li ho obbligati. Ragazzi, vi ho obbligato in qualche modo? No! Okay. Ma figurati! E poi i parenti sono sempre vicini. Certo. Ma senti, però ti faccio una domanda. Ma se tu avessi già un armadio pieno di felpe, 30-40 felpe, la 41esima ti servirebbe? No, vero? Quindi probabilmente i beni materiali servono nella misura in cui sono utili a qualcosa. Se tu hai 40 felpe, la 41esima non ti cambia la vita, no? Così come se tu hai tutto il pane, la pasta, la verdura, la frutta che ami mangiare, non ti serve. Se per esempio ci fosse un mercato dove ti regalano anche un quintale di mele,
tu vai e ne prendi una, non ne prendi un quintale, giusto? Perché te ne serve una in quel momento, poi magari domani te ne serve un'altra e ne prendi un'altra. Quindi certo, se la felpa proprio ti serve, per esempio magari se chiedi, tu da quale paese arrivi? Ci potrebbe essere un nostro fratellino che veramente è nudo. Allora è chiaro, se fai la domanda a uno di loro che non ha neanche una felpa per coprirsi, dice me ne frega assai dell'abbraccio, dammi la felpa prima. Infatti. Quindi è chiaro che le circostanze cambiano, no? Dipende, cioè dipende da quale. Certo, certo, mentre se tu hai l'armadio pieno di felpe, un in più o in meno non fa differenza. Ecco. Ragazzi, voi mi avete reso felice oggi con questa intervista. Io credo che adesso forse dobbiamo andare, perché la vostra insegnante. Mi raccomando! Hai reso felice con le 80 persone! Ecco, avete preso qualche volantino? Aspetta, no, che ecco. Lasci. Prendetelo voi qua, sotto il casco. Mi raccomando, venite a visitarmi. Fate vedere, non prendeteli tutti quanti, ne basta uno ogni 3-4 ragazzi. Sì. Io mi chiamo Ciao. Ciao, carissimo. Ciao. Ciao e grazie a voi ragazzi. E ringraziate anche la vostra insegnante per avermi permesso di intervistarvi. Una felpa ti dà una grande soddisfazione, però un abbraccio ti fa sentire bene dentro. Brava. Il tuo nome? Grazie. Ciao. Buon rientro a Torino e grazie, un abbraccio. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, grazie. E ringraziate i vostri insegnanti per avermi permesso di intervistarvi. Prego, ecco qua per il professore. Tenga, professore. Ok, grazie a lei. Grazie. Bene. Ragazzi, avete visto? Io adesso voglio andare a leggere i commenti perché sono sicuro che ci saranno tanti commenti entusiasti. Ciao Salvo, un abbraccio da Seul, mezzanotte, Mario, grande Mario, grande. Tommix, bellissimo Salvo, anche l'applauso che ti hanno fatto è un abbraccio. E figuriamoci se non arrivava l'adulta a minacciare, ma non ce la fanno, bellissimi giochi. No, vabbè, non ha minacciato, ha detto, ma intervistare gli adulti senza il consenso, cioè i bambini senza il consenso dell'insegnante. Io ho detto che non li ho obbligati, insomma, alla fine è stata brava l'insegnante. Nessun problema, dai, è andata bene così. Vuoi parlare con me? Ciao, io mi chiamo Salvo, tu? Flavio. Ciao Flavio, piacere. Ho conosciuto un altro Flavio proprio a Bolzano 2 giorni fa. No, ma ci siamo sentiti anche... Ci siamo sentiti? Sì, anche su WhatsApp. Su WhatsApp, bene. Tu abiti qui a Vicenza? Sì, in provincia. In provincia. E allora, ma sei venuto qui apposta perché ti aveva avvertito Alessandro? Sì, mi ha avvertito Alessandro che arrivavi. Bene. E non so, eri qui mentre intervistavo tutti quei ragazzi? Beh, ho sentito qualcosa. E che impressione hai avuto? Beh, interessante che anche i ragazzi giovani cominciano ad interessarsi e ad aprire la coscienza su questi argomenti molto molto interessanti, ma anche molto scomodi per certi versi, no? Certo. Per cui sì. Saranno loro le generazioni che costruiranno un nuovo futuro, per cui è giusto che... averli intervistati è stata una cosa molto molto interessante. Ma il bello è che, guarda, contrariamente a quello che pensava l'insegnante, che è venuta dopo, quindi non si è resa conto, lei pensava che io fossi andato da loro per intervistarli. Sono stati loro che mentre vedevano i preparativi, ma questa è una TV, dai, allora intervista, ci andiamo in diretta. Tant'è vero che ho cominciato in anticipo, dovevo cominciare alle 5, ho cominciato alle 5 meno 5 perché loro avevano fretta, perché poi dovevano andare via. Quindi io non credo di aver fatto nessuna violenza su questi ragazzi, È stato secondo me qualcosa di ce bello. Ce ne vogliono, no? Di più. Esatto, anzi, ce ne vogliono. Torna di più. Più presto. ma tanto loro adesso vanno a Torino, sì. Quindi. Sono di Torino? Sono di Torino, sì. Però magari racconteranno ai loro genitori, agli insegnanti, tutto quello che è successo. Insomma, credo che sia stata un'esperienza anche per loro, insomma. Certo. Bene, dai, vediamo se riusciamo a intervistare qualcun altro, magari qualche adulto adesso. Dimmi. So che tu ti occupi più che altro del discorso delle banche, il signoraggio. Sì. Io sto seguendo delle varie tematiche, ad esempio non so se sei al corrente dei sistemi peer-to-peer per il finanziamento per le aziende o i corsi Win the Bank che stanno facendo il giro dell'Italia con Panorama Tour. No, non conosco Win the Bank, però vinci la banca. Vinci la banca. Ah, interessante. Per cui stanno... Ma è una sorta di camera di compensazione fra aziende? No, non è un barter. Praticamente sono dei professionisti che insegnano agli imprenditori come fare a meno delle banche. No, come farsi finanziare, come le banche usano dei stratagemmi, sì. Che solo conoscendo certi stratagemmi si può accedere al credito alla banca, che in casi contrari la banca non te lo concedono perché le regole del mercato sono cambiate. Okay. Specialmente per la piccola e la media impresa, magari per la grande industria
diciamo che hanno i loro consulenti, ne hanno più di una decina di consulenti, sì, e riescono a farsi finanziare, ovviamente, perché sono collegati magari alle multinazionali. Sì. Però le piccole e medie e piccolissime imprese, che sono il 97%, certo, soprattutto qui in Italia, esatto, certo, hanno una grandissima difficoltà ad accedere al credito. Certo, al credito, che poi lo chiamiamo crediti, esatto, in effetti è poi schiavitù. Che poi, guarda, sono andato alla presentazione del libro di Antonino Fabio Ciaccio, che tu conosci. Sì, lo conosco, come no. Sono andato a Cesena, alla sede della Macro Edizioni, sì, e lui mi ha raccontato delle cose veramente molto molto interessanti, come ha usato lui. Lui è a Cesena? Era venne discorso. Quella volta era a Cesena, ok. Sì, no, sì, siccome io andrò a Cesena settimana prossima, magari se no, lui fosse lì. No, lui non mi ricordo dove che abita. Lui abita, mi pare, a Milano. Ah, ok, se non caspita, sbaglio, quindi potremmo incontrarci molto facilmente. Quelle zone. Sì, sì, è vero, è vero, abita da quelle parti, sì. Ed è stato molto interessante, perché so che ha aiutato più di 30.000 famiglie fino adesso a sanare in modo parziale o totale i debiti contratti, diciamo, sì, 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 sia con finanziarie che con banche. Certo, no, ma io diciamo che Fabio Tonino, sì, è stato uno dei primi, delle prime persone che ho contattato io all'inizio della mia storia. Poi ho seguito, pur essendo comunque in contatto con lui, tutta l'aspetto della mia lotta, diciamo, con la banca Unicredit, l'ho gestita insieme a Mahat, tramite le LAC, le lettere di accettazione condizionata, sì, e poi anche con Rossella Fidanza, che mi ha fatto delle, sì, perizie. Poi mi parlava, eccetera, delle NAC, delle, sì, notifiche di accettazione condizionata. Sì, sì, vabbè, ci sono quelli che li chiamano NAC, quelli che chiamano LAC, lettera, eccetera, però è sempre comunque la stessa. In ogni caso sono degli strumenti estremamente interessanti. Molto, molto interessanti. Che però, secondo me, ci vuole una preparazione anche psichica non indifferente, perché, certo, non basta sapere fare una lettera o no, conoscere determinati aspetti, ma bisogna digerirla bene. Ma perché altrimenti vieni poi tartassato, vieni ricordato. Guarda, io finora ho fatto scappare 3 o 4 aziende di recupero credito, un paio d'avvocati. Sì, sì, perché loro agiscono così. Sì, 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 ma guarda, loro ti minacciano, certo, ma poi basta rispondere e scappano via come dei, certo, conigli. Certo. Perché sanno bene che avrebbero la peggio, perché poi alla fine io l'ultimo avvocato gli ho detto guardi, lei se vuole può continuare, però sappia che io la denuncio. Certo. Altri mi fa, ma lei mi sta minacciando. Io non la sto minacciando. Se lei continua a essere solidale con la banca criminale contro cui sto combattendo, io aggiungo lei alla lista delle persone indagate. Certo. Poi veda lei. Che ha detto, vabbè, passo le carte a Unicredit e lasciamo perdere. Certo. Scappato via come un coniglio. E anche tutti gli altri, insomma, varie agenzie di recupero crediti, telefonate. Io ho detto, guardi, io sto registrando la telefonata, quindi sappia che il suo nome verrà segnalato alla Procura della Repubblica se lei non termina qui. No, no, guardi, facciamo una cosa, lasciamo perdere. Proprio 3 o 4 ne sono scappate di queste. Un'azienda, certo, di Palermo, un'altra di non mi ricordo dove, di Roma, probabilmente, non ricordo. Insomma, varie aziende più o meno collegate alla banca Unicredit. Quindi, certo, bisogna avere un po' di pelo sullo stomaco. Ma io ormai ho una foresta nera sullo stomaco. Quindi. Immagino. Comunque, mi dicevi prima, inizialmente, nell'intervista, le camere di compensazione, ho detto barter, saranno... avranno un futuro, uno sviluppo molto molto interessante. Certo. Ad esempio in Svizzera sono 80 anni che usano questo sistema, 60.000 piccole e medie imprese lo usano, fanno un fatturato circa del 2% del prodotto interno lordo svizzero. Negli Stati Uniti esistono 10.000 società che fanno barter, fanno il 5% del prodotto interno lordo americano. A Wall Street il 30% delle azioni vengono scambiate in compensazione, per cui è uno strumento che chissà, come il buon Silvio Berlusconi sapeva, che lui pagava tramite la standard i suoi prodotti con la pubblicità, sì, con il cambio merce, per cui è un, certo, certo, è un, no, sistema, ma guarda, collaudatissimo, non so, e sarà estremamente. Non so quanto tu conosci Salvo 5.0, ma su Salvo 5.0 c'è anche un capitolo che è la nostra moneta, dove appunto utilizziamo due monete complementari, una già attiva che è la rete di mutuo credito e l'altra è una moneta complementare che doveva partire all'inizio di quest'anno, è un po' in ritardo, che si chiama PecuSwap, con le quali ci scambiamo beni e servizi, esatto, quindi fra privati, ma è possibile anche per fra aziende, quindi è un argomento che è amo fondamentale molto. Partire dalle aziende proprio per far sì che si partano dai beni e servizi, dai beni strumentali, certo, e dai, certo, servizi al cittadino, certo, per indurre poi il cittadino a capire, ovvio, questo, ovvio, meccanismo. Se non ci sono le aziende, alla fine, esatto, non ha molto appeal. Esatto. Ovvio, no, esatto, è chiarissimo, chiarissimo. Flavio, è stato un piacere, ti ringrazio di essere venuto qui in piazza a trovarmi, spero che tu continui
o anzi aumenti la tua vicinanza con Salvo 5.0, in modo da vedere la registrazione di questa diretta, ma poi anche altre, perché io appunto quella di oggi è la 25esima tappa che faccio in giro per l'Italia. Bene. Ne farò altre 60, 70, 80, non so, quelle che riuscirò a fare. Quindi spero che tu venga ogni tanto a dare un'occhiata. È stato un piacere. Anche per me, grazie. A presto, ciao. C'è qualcuno qua in giro? Ci spostiamo. Ci spostiamo? Sì. Prendo la bici, perché però, in corso c'è più gente. Va bene, però dobbiamo tirare su allora tutte queste facciacce qua. Allora, tiriamo su le facciacce. Ecco, Alessandro. Comunque, mi sta... Io sono stato uno degli organizzatori del Noi Sovrani a Pescara. Ah. Che ci eravamo organizzati, sì. Che ti avevo invitato all'Università di Padova, che poi l'ho organizzato anche a Padova. Sì, ma io ho partecipato a la prima riunione che è stata fatta di Noi Sovrani. C'è ancora in diretta? Dov'era? Sì, siamo ancora in diretta, sì. Eravamo a... non mi ricordo dove eravamo. Non lontano da Pescara, forse eravamo proprio a Pescara. Sì, ho partecipato, conosco, certo. Conosco insomma alcune delle persone coinvolte. Salgo da proprio dietro? Sì. Sì, direi di sì. Se dobbiamo allontanarci, assolutamente dobbiamo portarla. Se tu mi fai il favore di portarla, dovremmo a questo punto, magari questa scatola la infiliamo dentro, questa la chiudiamo. Ok. Sì, attenzione che se la fai troppo stretta soffre un po' il giunto lì, che c'è una molla. Ok, va bene. E allora io ti seguo, Alessandro. Flavio, vieni anche tu o ci lasciamo? Salgo andare lungo il corso, ci sono più persone. Sì, adesso andiamo. Infatti mi faccio guidare da lui. Andiamo, dai, ti seguo, eh. Oh, allora, intanto vado a leggere un po' di commenti. È saltato a tutti il video? No, si vede, dice qualcuno, si vede bene, meno male. Quindi, caro Mut non senso, prova ad aggiornare la pagina, magari è solo un problema solo tuo. Ecco, sì, Nicola Michele Donvito dice: Alice alla fine ha detto una cosa bellissima sull'effetto dell'abbraccio, cose che molti adulti hanno dimenticato. È vero, caro Nicola, è vero. No, ma guarda, sono veramente felice. E questa adesso è la seconda volta, dopo Monza, questa è la seconda volta che incontro dei ragazzi di questa età qui, 12-13 anni. È meraviglioso, veramente un'esperienza indimenticabile. Allora, andiamo a vedere se ci sono commenti anche su Salvo 5.0. Sì, ce ne sono un po'. Allora, Giancarlo Ciotti dice: questi ragazzi fantastici conoscono la realtà. Un abbraccio a tutti. Grazie, caro Giancarlo, un abbraccio anche a te. Allora, noi ci stiamo muovendo qui in Piazza dei Signori, ormai ho imparato, ecco, non dico più Piazza della Signoria, quella è a Firenze, ci andremo pure in Piazza della Signoria a Firenze, ma non oggi sicuramente. Ragazzi, qua dovevate vedere, poco prima di iniziare la diretta, c'era un cielo plumbeo che non faceva sperare nulla di buono, veramente, proprio, anzi, c'era già qualcuno con l'ombrello, e adesso è uscito il sole, veramente, tempo passo, sembriamo di essere in marzo, comunque meglio così naturalmente, così, ecco, anche per farci poi i nostri 6 chilometri per andare a casa di Alessandro, non avremo problemi di eccesso di umidità. Proviamo, vediamo se questi signori si fanno intervistare. Mi scusi, mi regala un minuto? Sto facendo delle interviste in piazza. Sì, parlo con lei. No, non desidera regalarmi un minuto, va bene, grazie. Lei, signora, ha voglia di regalarmi un minuto? Come, scusi? Non parlo italiano. Non parlo italiano, do you speak English? Spagnolo. Vabbè, ma se parla spagnolo io la capisco. Se parla spagnolo, io comprendo un pochito de spagnolo. Da dove viene? La Colombia. Dalla Colombia. Bene, ma abita qui o è qui a Vicenza? Abita qui a Vicenza. E da quanto tempo? Da 10 anni. 10 anni? E come trova l'Italia in questi ultimi 10 anni, da quando lei è arrivata a oggi? Ha notato un cambiamento? Sì. E che tipo di cambiamento ha notato? In peggio o in meglio? A Vicenza? Sì, Vicenza o l'Italia in generale, o il mondo anche? Anche todo il mondo? Ha notato un miglioramento o un peggioramento? È meglio o peor? Peor. Sì. Perché? Qual è la cosa più importante che è peggiorata secondo lei? Perché è peggiorato il mondo? Perché non hai il lavoro e tanta gente sta senza lavoro e rubano. Mancanza di lavoro?
capito. Mucho. Ma lei sa che con l'industrializzazione è normale che il lavoro diminuisce, perché ci sono molte macchine che fanno il lavoro. Forse è importante che un lavoro. Tutti dovremmo avere il dito di comer, una casa, i vestiti, sì. Tutti dovremmo avere il diritto, no? Perché siamo esseri umani vivi, tutti dovremmo avere il diritto di avere queste cose fondamentali, no? Lei che ne pensa? Sì. Ma se l'Italia o la Colombia o qualunque stato desse un reddito di esistenza, 1000 euro per esempio al mese per poter comprare da mangiare, pagare l'affitto, eccetera. Lei come vedrebbe questa cosa? Sì, però che cosa hacen con tutta esa gente manteniendola sin hacer nada? Non l'ho capita, la può ripetere? La mantienen sin hacer nada, che cosa hacen? Ah, senza fare niente, sì. Senza fare nada. Il paese non si sviluppa, sì. Ma guardi, guardi che lo Stato potrebbe avere tutti i soldi che servono per dare un reddito. Là oggi va dai bancheros a sì. Prenderlo in prestito. Prestano, però también roban. También trovano. Vogliono gli interessi. Prestano i soldi a strozzo. Mucho altos. Mucho altos. E questi soldi li creano de nada. Sì, loro stampano sì. Carta colorata, la prestano e poi gli stati la devono restituire con gli interessi. È per questo che non ci possono dare un reddito di esistenza. Se no potrebbero darcelo. Lei va su internet, sì, usa sì. Internet. Adesso, sì, qua ci sono gli adesivi. Mi fai un favore, Alessandro? Sì. Adesso io prendo un adesivo e lo do alla signora. E tu gli altri li metti nella vaschetta che c'è qua davanti? No, no, qui, in questa vaschetta qua davanti. Grazie. Ok. Ecco signora, se va su internet, salvo 5.0.tv, trova la mia TV. Se va nella videoteca, cerca Pecoglioni Italia Tour Vicenza, può vedere la registrazione di questa nostra chiacchierata. Io mi chiamo Salvo, encantado. Gracias. Gracias, arrivederci. Bene, abbiamo parlato con questa stupenda signora colombiana. Ecco, adesso vediamo. Dove andiamo, Alessandro? Ci spostiamo sulla via. Bene, andiamo a vedere se ci sono commenti. Allora. Questi pensano ancora che il lavoro faccia parte della vita umana, dice Lord One, Lordone. Bella Lordone, Lord One. Ciao Anouk, e adesso mi ricordo che sei una donna e non un uomo. Poi Ippolito, Mario dice, si vede bene il video, i ragazzini mostrano predisposizione mentale. Molto più aperta di tanti adulti, forse già plasmati e ormai spenti. Certo Mario, è esattamente come dici tu, perché più sei vittima del brainwashing, del lavaggio del cervello fatto dai media, principalmente la televisione ma non solo, e più è difficile togliere via quella scorza, quella ruggine che ci siamo fatti mettere addosso. Quindi dei ragazzini di 12 anni naturalmente sono avvantaggiati da questo punto di vista, perché hanno solo 8-9 anni di ruggine, ecco, che hanno costruito sopra le loro coscienze la scuola materna, la scuola media, la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media. Quindi loro devono recuperare solo 10 anni, mentre un cinquantenne ha avuto 40 anni, 45 anni di lavaggio del cervello. Quindi assolutamente è ovvio, cioè loro sono veramente avvantaggiati. Infatti per questo ormai ho scoperto, dopo la tappa di Monza, in cui... Ah, però qui non c'è segnale, che succede? Come mai qua non c'è segnale? Facciamo un po' un passo indietro. Aspetta, mi tieni un attimo il microfono, vediamo che fine ha fatto la saponetta. Scusate cari amici, non so se mi state ancora vedendo, perché qua, secondo il...
dove la mettiamo questa cosa? Mettiamola qui. Allora, qui, secondo lo strumento, ho qualche problemino di connessione. Stiamo a vedere come stanno le cose. Vabbè, io adesso accendo l'altra saponetta e così ci mettiamo al sicuro. Adesso siamo tornati, perfetto. Forse eravamo in onda anche prima, però avevo il segnale di allarme, diciamo, del programma. Invece adesso mi sono connesso con un altro operatore e ho il segnale verde, luce verde, green light. Bene. Allora, stavamo leggendo i commenti. Allora, Nuk dice, caro Salvo, però i bambini, i ragazzini odierni sono vittime di un hypersexualization, sono sovraesposti e bombardati da messaggi. Sì, questo è vero. Però hanno comunque un bombardamento che dura meno rispetto a quello di cui sono stati vittime gli adulti. Quindi comunque hanno meno ruggine, meno sporcizia da togliere via dalle loro coscienze. Quando c'erano due ragazze lì, però erano americane, non so se... Dove erano? Sedute lì sul bar prima. Ma dentro il bar? No, fuori. Erano fuori? Fuori? Ma secondo te avevano voglia di parlare? Ci guardavano con curiosità lasciamo perdere? Vabbè, ormai abbiamo passato... Magari questo... Lei sta aspettando, ha voglia di regalarmi un minuto? No. Ok. Niente. Allora. Dov'è il corso, quello dove c'è più gente? Questo qui? Questo è il corso principale di Vicenza, proprio. Il corso Palladio. Il corso principale di Vicenza. Beh, qui allora ci sarà sicuramente proprio... un po' di gente. Beh, non è che ci sia proprio una ressa. No. Però, dove andiamo? Andiamo verso di là o verso di qua? Sì, ma anche verso... Di qua, dai. Andiamo verso di qua, dai. E allora... D'altronde, guarda, io sarei già soddisfatto così, perché dopo quell'incontro con quegli stupendi ragazzi... Teatro Olimpico. Volevo farti vedere il Teatro Olimpico, se avevi voglia di vedere la piazza. Ma dov'è? Giù lì, la discesa. Appena giù lì e andiamo a vedere il Teatro Olimpico, anche perché così lo mostriamo ai nostri amici che ci seguono, dai. Andiamo a vedere il Teatro Olimpico, per amici, il Teatro Olimpico di Vicenza. C'è un leggero ritardo audio, la prima saponetta funzionava meglio, il video che non va da scatti, ecco, questa è la cosa più fastidiosa quando si interrompe continuamente. Ma poi anche un leggero ritardo fra audio e video, onestamente a me interessa il giusto, cioè niente, zero proprio. Allora, però, visto che dicevate che si vedeva meglio con l'altra saponetta, adesso proviamo, vediamo qual è lo stato dell'altra saponetta. Vabbè, proviamo a zompettare da un... Bene, siamo connessi. Se così va meglio. Quindi il... Che è successo? Alessandro si è fermato. Che è successo, Alessandro? Il carrellino si è incastrato lì sulla... Sì, devi ricordarti di avere il carrellino. Sì. Ok. Andiamo giù per di qui. Spostiamoci, sennò qua ci arrotano. Andiamo a vedere il teatro, come si chiama? Teatro Olimpico. Il Teatro Olimpico. Sì, è un gioiello sempre fatto dal Palladio. Ok. Bene. Leggiamo ancora qualche commento. Sergio Parimbelli. Si vede perfetto, lascia perdere certi commenti inutili. Non si può avere una diretta da TV con i mezzi che ha Salvo. Corrado Malfa dice va a scatti. Formazione dice la BBC avrebbe molto da imparare, non c'è dubbio. Vabbè, addirittura da imparare non credo. Poi va bene. Poi è bello che i commenti si alternano, cioè qualcuno dice ti vediamo adesso meglio di prima, solo che io non capisco adesso cos'è l'adesso e cos'è il prima. Comunque io adesso resto fermo così, non cambio niente, è buono.
Qua comincia l'area pedonale, ottimo. In realtà è tutto pedonale. È tutto pedonale. Queste macchine qui hanno il permesso. Sì. Se no è pedonale, tutto il tratto. Anche dove eravamo prima sì. È pedonale? Sì. Ok. Okay. Vicenza non ha un gran centro, quindi ma quanti abitanti ci sono a Vicenza? 110.000. 110.000, eh beh, è una città di medie dimensioni, dai. Ci sono altre città capoluogo di provincia che sono molto più piccole, fanno anche 40-50.000. Mi raccomando, guarda sempre sulla destra, ricordati che non è una bicicletta normale, ma c'hai un fianco largo. Sarebbe bello intervistare un anziano o un pensionato qui. Ma guarda, un anziano pensionato, la risposta è sempre quella. Se ha la salute, dice che va tutto bene. Perché ha la pensione. Ma sembrerà strano, ma secondo me cambieranno in meglio. Ah, ma quando? Perché a breve? Prima o dopo comunque il sistema crollerà. Siamo già in fase di cortocircuito. No, ma su questo siamo d'accordo. Il problema è questo prima o dopo. Cioè, parliamo di mesi, di anni. Di decenni. Questo ci vorrebbe la sfera di cristallo. Attenzione. Aspetta, andiamo di qua perché. Aspetta, vediamo se queste due ragazze mi rispondono. Scusate, mi regalate un minuto? Sto facendo delle interviste su una web TV. No, siamo di corsa. Siete di corsa. I giovani così, sui 20 anni, sono sempre di corsa. I ragazzini invece fanno di tutto per farsi intervistare, invece gli altri corrono. Dov'è il teatro olimpico? Quello lì? Ok, allora cambiamo inquadratura così lo facciamo vedere ai nostri amici che ci seguono a casa. Ovviamente avrebbe senso vederlo da dentro più che da fuori, però comunque insomma già da fuori. Ok, ma fanno ancora degli spettacoli al teatro olimpico? Sì, all'aperto? Sì. No, è chiuso. Ah, al chiuso? Sì. Ah, ho capito. Ok, però anche qui insomma non è che vedo grande affollamento. Scusate ragazzi, mi regalate un minuto? Sto facendo un'intervista. No, mi dispiace. Ok, grazie. Ecco, vedete come sono qui i giovani di oggi, cari amici. Hanno sempre fretta e non hanno voglia di regalare un minuto. Però il giardino. Questo è il giardino del teatro olimpico. Del teatro olimpico. Va bene. Salve, mi regala un minuto? No. Grazie. Non saprei dirlo, diciamo che se la battono. Ciao, mi regali un minuto? No. Sto facendo delle interviste in piazza, facendo un tour nazionale. Ma vai di fretta, dove stai correndo? Sono in pausa lavoro. Sei in pausa lavoro? Quindi l'unica... L'unico momento per rilassarti con una bella sigaretta, per far godere i tuoi polmoni. Esatto. Va bene, grazie, ciao, ciao. Ragazzi, qua la situazione è drammatica, nonostante ci sia il sole. Mazza, ma è un deserto Vicenza, ma dove sono le persone? Tutte rintanate in casa? Dopo, dalle 6 arrivano, perché è l'ora dell'happy hour. Ma non era piazza. Dalle 5 alle 6 che arrivavano per l'happy hour? Arrivano alle 6 invece. Che ore sono? Ma sono le 6:20. Ma è salvo, è così. È così. Vabbè. Non so cosa dirti. Niente, che mi devi dire? Ma risaliamo il corso. Guarda. Risaliamo il corso, dai. Sì, andiamo fino a piazza. Ragazze, mi regalate un minuto? Sto facendo delle interviste in piazza. Andate proprio di corsa. Dov'è quest'autobus? Se vi accompagno alla fermata? Che interviste. Questa è una piccola web TV che si chiama Salvo 5.0. Sto facendo un tour in tutta Italia che si chiama Pecoglioni Italia Tour. Ma prego, camminate verso l'autobus. E mi piace intervistare le persone per capire qual è il loro feeling sulla situazione italiana o anche mondiale. Voi cosa pensate?
Come stanno andando le cose in Italia? Ha scelto le persone giuste. Perché? Non avevo un'opinione su come vanno le cose in Italia? O nel mondo? Sì, in Italia non vanno molto bene, penso sia... Non vanno molto bene. Perché? Qual è la voce più drammatica? Beh, sicuramente la parte economica non è una cosa che riguarda molte persone, si sente spesso parlare. E anche il governo in generale, i problemi del governo, eccetera. Poi... Ho capito. Ma la parte economica cioè il fatto che mancano i soldi, vero? Tutti dicono, prego, andiamo verso l'autobus. Perché non voglio che perdiate l'autobus per colpa mia. Quindi il problema dei soldi, no? Mancano i soldi. Tutti dicono mancano i soldi. Il lavoro. Ma voi sapete che c'è qualcuno che ha fatto questa cosa in modo scientifico, cioè la rarefazione. Dov'è che prendete l'autobus? Di fronte. Ok. L'azione monetaria è proprio il risultato di una scienza messa in pratica dai banchieri. Voi l'avete mai sentito dire questo, quello che vi sto dicendo? Sinceramente cioè, non è un caso, no? Perché vedete, avere una crisi per mancanza di soldi è un po' un assurdo, perché i soldi non sono una materia prima, cioè la crisi è quando, che ne so, manca il ferro, manca qualcosa da mangiare. Il fatto che manchi i soldi, una cosa artificiale, solo un metro, che serve per misurare beni e servizi, è assurdo dire, se vi dicono non possiamo fare, che ne so, la palestra per la scuola perché non abbiamo abbastanza soldi, è come se un muratore vi dicesse non posso farti la casa perché non ho abbastanza metri. Perché i soldi servono solo per misurare i beni e servizi, non per... cioè i soldi di per sé non sono nulla. Cioè... Sono uno strumento. Non credo sia solamente quello il problema, è anche il fatto di retribuire dei lavoratori, cioè di pagare i lavoratori che altrimenti non... non penso sia solo una questione di materiali, cioè sicuramente, però vabbè, è più ampio il problema. Comunque dipende tutto da lì. Per alcuni banchieri che praticamente stanno creando queste crisi, le creano in modo ciclico, di proposito per privare noi esseri umani, un po' schiavi, diciamo, diciamo della nostra ricchezza, che sono appunto la nostra vita stessa e i beni. E i beni che potremmo scambiarci, perché ormai hanno il monopolio, diciamo, dell'utilizzo di questo bene, che sono appunto i soldi, quindi facendocelo mancare diciamo. Il problema è l'amministrazione dei soldi, non i soldi. Esatto, bravissima, perché ci sono alcuni che creano i soldi in nulla, sono le banche, li prestano agli stati, indebitano gli stati. Avete sentito parlare del fatto che l'Italia ha 2.200 miliardi di debito pubblico? Sì. Avete sentito questa cosa del debito? Ecco, è tutta una cosa fittizia creata. Ma da dove è stato tutto? Cosa fittizia creata da appunto dai banchieri per alla fine espropriarci dei nostri beni. Avete sentito parlare anche delle privatizzazioni? Dicono sempre dobbiamo privatizzare. Sì. Ecco, i banchieri cosa fanno? Prima indebitano gli stati e poi privatizzando espropriano i cittadini dei nostri beni. Arriveremo al punto che si prenderanno addirittura il Colosseo di Roma oppure il teatro Olimpico di Vicenza. Ecco. Eccoci alla fermata dell'autobus. Scusate, se vi ho quasi inseguito, però per me questi sono... Ci tenevo a stimolare un po' la vostra fantasia. Potete essere qualche adesivo qua. Se lo prendete, così avete l'indirizzo della mia web TV. Ok, che si chiama Salvo 5.0. Nella videoteca trovate Pecoglioni Italia Tour Vicenza e trovate la registrazione di questa nostra chiacchierata. Io mi chiamo Salvo. Piacere. È stato un piacere e grazie. Buon pomeriggio. Grazie anche a lei. Ciao. Oh ragazzi, vabbè, mi sono fatto una bella scarpinata quasi a livello di stalking, però sono riuscito a portare a termine questa chiacchierata con queste ragazze. Che come tutti, come il 90% dei cittadini, degli esseri umani ovviamente, non sapevano sul discorso dei soldi, di come sono amministrati, eccetera. Ho cercato di stimolarle un pochino, non so se sono riuscito, spero di aver suscitato un minimo la loro curiosità in modo tale che magari vanno a documentarsi. Non lo so, sarebbe da fare una scommessa per vedere secondo voi quanto loro possano, cioè saranno veramente curiosi, ecco, non lo so, chissà, speriamo.
Speriamo. Io, come sempre, più di quello che ho fatto, quasi inseguendole a livello di stalking, non potevo fare. Ora tocca a loro. Se hanno un po' di curiosità, magari andranno a documentarsi, altrimenti pazienza, questo piccolo semino che ho cercato di lanciare verrà completamente disperso. Ecco. Bene, io sono completamente contro il leggere alle pazienza, adesso più tardi, fra qualche secondo, quando arriverò in una zona un po' più ombreggiata, leggerò i vostri commenti. Io sto cercando anche di recuperare, ecco, qui siamo già all'ombra, vediamo un po' che cosa mi scrivete. Solo il crollo del dollaro può cambiare qualcosa. Poi, formazione, cambiano tutti prima o poi, ma qui non cambia niente per nessuno. Salvo, si potrà dire bene e male di questo tour, ma hai ragione e hai già vinto, dice Luca Urbinati. Oh, grazie caro Luca, grazie mille per questo commento. Anouk dice continueranno a belare, poi vediamo, qua c'è un altro Alex il Grande, dice queste ragazzine si sentono infastidite e non a proprio agio, ma meglio comunque parlare con queste persone che con pensionati o gente che non cambierà mai idea perché galleggiano sulla crisi. Eh sì, ma come vedi, sì, è vero, forse addirittura si sentivano un po' infastidite, ma come vedete io ho la faccia come il culo, quindi mi hanno detto che stavano andando a prendere l'autobus e io l'ho accompagnata fino alla fermata dell'autobus, quindi alla fine un minimo di cose sono riuscito a dirgliele. Poi Corrado dice salvo, la colpa non è tua, finché non metteranno cervello sulle cose non capiranno mai, bisogna informarsi tramite la rete, ma loro pensano solo alle minchiate di Stato. Poi Anouk dice c'è chi misura il valore proprio e quello altrui in base ai soldi posseduti, squallido ma vero, esibire oggetti status symbol ne è una prova. Bene, ecco, siamo ritornati nel punto in cui ci eravamo separati da Alessandro. Eccoci qua. Ah, questo è uno... Ciao! Ciao! Io sono Salvo, piacere. Piacere. Tu sei? Giuliana. Giuliana, ciao. Ciao. Alessandro ti ha disturbato per chiederti di venire a trovarci qua in giro per Vicenza? Sì, mi ha chiamato così all'improvviso, quindi poi ho chiamato mio amico Federico e siamo venuti di corsa. Ecco. Bene, ma tu conosci già il mio canale oppure sì, sei venuta? Sì, l'ho guardato qualche volta. Ah, bene. E che impressione ti sei fatta? Mi sono fatta l'impressione che sei una persona che vuole andare a fondo delle cose e sei con grande coraggio, ecco. Ho capito. Lo sai, io addirittura ho inseguito delle ragazze che passavano di qua. Mi hanno detto, noi dobbiamo andare a prendere l'autobus. Allora io, pur di scambiare due chiacchiere con loro, le ho proprio seguite, quasi inseguite, fino alla fermata dell'autobus. Però sono riuscito a lanciare un piccolo semino di curiosità. Ora sarà compito loro, eventualmente, provare a farlo germogliare oppure a lasciarlo inaridire. Sì. Ecco. Comunque noto veramente che c'è un sacco di menefreghismo da parte veramente dei ragazzi intorno ai 20 anni, proprio come dicono a Roma non gliene potrebbe fregare di meno, proprio c'è un massimo disinteresse. Sono un po' disillusi perché non si sentono supportati in questo momento, ecco, dalla società, e quindi pensano o a sballarsi o a divertirsi o non far niente a volte anche. Ecco, tanti ragazzi non fanno niente. È vero, è vero. E invece Federico, dov'è Federico? Eccolo qua. Hai voglia di parlare anche tu, Federico? Fra l'altro tu ti chiami come mio figlio. Io c'ho il mio primogenito si chiama Federico. Faccio anche a te la stessa domanda. Tu conoscevi già Salvo 5.0? No, io non ti conosco. Me ne ha parlato solo Giuliana. Ok. E siccome ho stima della persona, allora immagino che... Ti sei fidato? Esatto. Bene, io ti ringrazio per il momento per la stima nei confronti di Giuliana e spero che dopo, quando avrai la possibilità di approfondire, magari certo, possa anche tu parlare a qualche tuo amico conoscente di questo canale con termini non troppo negativi, se non altro. Sì, certo, ma Giuliana ha già avuto il tempo di spiegarti quello che sto cercando di fare con questo mio pazzoide tour, sai qualcosa? No, non so. Io so sto facendo tanto. Un giro dell'Italia, sì, in bicicletta. Dov'è la bicicletta a proposito? È sott'occhio? Sì, chi c'è? Sì. Magari se ci avviciniamo, che dici? Perché sì? Ci sono 2-3 mila euro lì, ecco. No, mi dispiacerebbe perderla, ecco, anche perché è l'unico mezzo di trasporto che ho in questo momento. Quindi con quella bicicletta, che per il momento è lì, sto facendo il giro d'Italia.
proprio per parlare con le persone che incontro casualmente in mezzo alla strada, nella speranza di suscitare un po' di curiosità su certi temi che non si sentono nei media abituali. Soprattutto, come scusa? Ci sono tanti i temi che non si sentono di solito nei media. Soprattutto non si o sente... meglio, sono quelli forse più importanti, no? Esatto, ma vedi, soprattutto di certi temi magari si parla, ma è il modo in cui si parla. Perché, per esempio, della crisi monetaria parlano anche in televisione. Il problema è che in televisione ne parlano, secondo me, dicendo un sacco di fesserie. Sì, strumentalizzando spesso. Strumentalizzando e raccontando le cose in modo distorto. Certo. Anche perché invitano fior fior di professoroni, magari bocconiani, che però raccontano o per ignoranza o in malafede delle cose che sono veramente completamente sballate, proprio completamente, sulla crisi monetaria, sulle origini di questa crisi monetaria, eccetera, certo, eccetera. E allora io sto cercando, parlando con 2, 10, 15 persone in ogni piazza, sì, questa di oggi è la 25esima tappa che faccio, okay, sono partito da Biategrasso un po' di tempo fa, domani andrò a Padova e poi proseguirò, andrò verso giù, Ferrara, Ancona, Fano, eccetera, eccetera, voglio toccare insomma tutto il paese. La mia speranza è quella di raccogliere appunto qualche centinaio, forse 1.000, 2.000 interviste, nella speranza di lanciare un sassolino nello stagno. È ovvio che non pretendo di cambiare il mondo, però Einstein diceva che solo chi è talmente pazzo da pensare di cambiare il mondo, prima o poi potrebbe anche riuscirci. Ecco. Certo. E io spero che magari anche con l'aiuto di tanti altri, perché non sono l'unico illuminato in senso positivo in Italia, anzi io non sono per nulla illuminato, ci sono tanti altri che sanno molte più cose di me in modo anche molto più approfondito. Però la mia passione è quella di comunicare. Einstein diceva anche di dubitare sempre, no? Bravo, bravo. Anche e diceva anche che non si possono risolvere i problemi utilizzando come soluzioni le stesse che abbiamo usato finora, più o meno, ecco. Okay. Magari le parole non sono esattamente queste, però insomma, se tu hai un problema che hai cercato di risolvere negli anni sempre in quel modo, se vuoi avere qualche speranza di risolverlo devi provare a cambiare approccio, ecco, più o meno il concetto è questo. Comunque, tornando al discorso dei media di oggi, sì, io noto una cosa, almeno mi sono fatto questa opinione, secondo me, cioè le tematiche veramente importanti vengono affrontate veramente raramente e soprattutto anche ultimamente noto che alcune TTIP o TTIP, detta in inglese, viene affrontato dai media e questo mi sta stupendo perché dico ma come mai? È un tema talmente scottante, un tema talmente tenuto anche nascosto, segreto, perché sappiamo che alcuni documenti sono riservatissimi e mi sto chiedendo come mai esce, diciamo, nelle TV tradizionali. Questo perché? Perché normalmente mi sono proprio fatto questa idea che è quella di dire le cose veramente importanti nella TV tradizionale di solito non si fanno vedere. È vero. Quindi ti faccio questa domanda. Io ho una mia opinione. Perché? Sì, io ho una mia opinione. Allora, perché ti dispiace se ci spostiamo all'ombra? Perché sì. Perché ho fatto l'errore di non togliere il giubbotto e sto squagliando. Allora, però ti rispondo, non, questa cosa dell'ombra non è per evadere la tua domanda, anche perché ci tengo a dirlo perché è un'opinione in cui credo molto. Sì. Allora, ci sono alcuni operatori della TV che sanno bene che alcuni temi ormai è difficile tenerli completamente nascosti. Per esempio il tip che tu hai citato, in rete ormai gira veramente tanto, sì, se ne sente parlare moltissimo. In rete sì. Allora loro sono arrivati al punto di tale da capire che forse è meglio almeno parlarne in qualche modo, anche per poter dire poi domani, beh, io ne ho parlato, non puoi dire anche a me di aver taciuto, certo, no? Certo. Però poi se tu vai a vedere come vengono affrontati certi temi, quello del TTIP, ma anche i temi monetari, no? Mi viene in mente per esempio Paragone, che è tenuto da molti, Gabbia, no? Sì. È ritenuto da ho visto molti ieri uno sera, che, ecco, e appunto ieri sera hanno parlato del TTIP. Ecco, io non l'ho visto perché ero in giro e poi non guardo, certo, la televisione, però immaginavo che fosse lui, perché insomma televisione, l'unico che prende certi temi è lui. Però anche lui purtroppo, io diciamo che posso dire, non dico sono stato amico, comunque ho frequentato per un po', sono stato anche un paio di volte da lui in trasmissione, l'ho intervistato, quindi conosco Paragone. Sicuramente nell'ambito della televisione è l'unico che tratta certi temi. Però rimprovero a Paragone, io lo dico in amicizia, tanto lui non vedrà questa diretta, ma se la vedesse Gianluigi te lo direi in amicizia, lo fa comunque in modo un po' superficiale, tanto per dire metterci la spunta, cioè fatto, ne ho parlato. Però per esempio dei sistemi monetari, no? Lui ha avuto tante volte anche Barnard. Certo, ecco, anche ieri sera c'era. Ecco, quindi tocca certi temi, eccetera. Sì. Però poi certi temi non li tocca, ma non va mai fino a fondo. Per esempio io una volta gli ho portato in trasmissione Marco Saba, sì, che è un grande specialista di sistemi, lo conosci? Ecco, sì, è stato ospite anche nella mia TV tante volte. Autore di Bankstein. Bravo, bravo. Ecco, gli ha dato
un minuto, una volta, e poi basta. E mi ha detto, non buca lo schermo. E poi magari però invita tanti altri che evidentemente secondo lui bucano lo schermo, però hanno veramente poco da dire. Quindi, però beh, Barnard è uno di quelli che buca anche. Sì, no, Barnard è anche uno di quelli che buca lo schermo, però ecco, certi temi alla fine vengono affrontati comunque in modo superficiale, non si va veramente fino in fondo. Certo. Ogni tanto addirittura, ripeto, non la guardo la TV, però mi hanno riferito che addirittura c'è stato qualche settimana fa un famoso psicanalista che ha parlato di signoraggio. Cosa sì, che in sì, televisione, sì, come si chiama? Meluzzi. Sì, 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 bravo, esatto. Ecco, ha parlato sempre di signoraggio, sempre alla gabbia. Sì. Sì, però alla fine, per 30 secondi che Meluzzi ha parlato di signoraggio alla gabbia, vuol dire, ci sono secoli in cui, sommando tutte le ore televisive, il tema è stato secoli in cui assolutamente tacciuto. E voglio vedere anche quando sarà la prossima volta che Paragone farà parlare di signoraggio a qualcuno, magari non per 30 secondi, ma per 30 minuti. Ecco, spiegando bene che cosa vuol dire, che cos'è, perché sai, signoraggio è un po' una parola usata da mettere ma lui è un complottista. Certo. Lui, e già quando lo presenta, uno dei più noti complottisti, che già a me questa cosa mi fa arrabbiare da morire, perché vuol dire, cioè Giulietto Chiesa è un giornalista, è un essere umano che ha un'esperienza inviato da Rai anche. Sì, ma ha scritto anche su vari giornali, vuol dire, ha una storia infinita. Quindi etichettarlo come complottista e basta è veramente riduttivo, offensivo anzi. Altre volte viene etichettato anche come comunista. Sì, sì, sempre le etichette, no? Sempre etichette, divide, esatto. E timpera. Esatto. Ecco, ci dividono per continuare a schiavizzarci. Ecco. Un altro tema di cui devi parlare è quello del... quello del sciglio, io quello lo do già come abbastanza come datato, assodato. Come si è assodato, come un tema già vecchio secondo me, però dopo secondo me. E comunque è sempre pericoloso parlare di quello perché appunto viene etichettato, eccetera, eccetera. L'altro tema importante è quello della sovranità individuale. Non so se tu conosci qualcosa. Sì, no, della madre terra, non so se lo conosci, DMT. No. È un nuovo soggetto, diciamo, a cui ha dato vita un mio amico che si chiama Mahat, che è un sovrano, il popolo della madre terra, appunto, non ci si riconosce. Uno di quelli che è riuscito a slegarsi da tutti i lui non usa più la carta di identità, cerca di in tutti i modi di tagliare i legami, insomma, con questa finzione di cui siamo prigionieri. Sì. Quindi è un tema che ho affrontato varie volte nel mio canale, con Mahat, ma non solo con lui, anche con altri. Mi dispiace che non sia qua il mio amico, purtroppo ho saputo pochi minuti fa che eri qui. Sì. C'è un amico che sta scrivendo un libro su questo. Ah, molto interessante. Io cerco di fare una specie di prefazione al suo libro e appunto affronta il tema della sovranità individuale. Bello questo, perché di solito le due cose non esatto. Non e lui si è reso conto proprio parlando di questo, studiando, approfondendo questo, si è reso conto che il diritto appunto è uno dei problemi cardine di questa concezione della possiamo dire schiavitù, no? In un certo qual modo, certo. Che alla quale noi siamo legati attraverso la moneta e attraverso a tutta una il serie debito, di, la moneta il debito. In generale, ma il sistema con il lavoro, i mutui e le tasse ci strizza le parti più delicate che abbiamo. Ecco, sono questi tre strumenti. Infatti io, dando le dimissioni dopo 21 anni di lavoro per un'azienda, adesso mi sono liberato dalla schiavitù da lavoro, non avendo più reddito perché ricevo solo delle donazioni che non sono per il momento almeno soggette a tassazione, non ho neanche la schiavitù dalle tasse, non pago naturalmente il bollo auto, non pago il canone RAI, eccetera, e sto cercando di liberarmi anche dalla schiavitù del debito, perché è da 2 anni che non pago le rate di mutuo all'Unicredit, che ho anche denunciato, e dovrei denunciare a breve anche i magistrati che vogliono archiviare la mia denuncia. Perché la mia denuncia è fondatissima, ma loro la vorrebbero archiviare perché... Ma tu hai fatto una denuncia per... Una denuncia per 22 reati, usura è uno di quelli, ma tanti altri. Anatocismo. Anatocismo, associazione per delinquere. Fra l'altro l'anatocismo è anche un reato civile, quindi invece l'usura è penale. Ma io ho denunciato Ghizzoni, l'amministratore delegato di Unicredit, anche per associazione per delinquere, per riduzione in schiavitù, induzione al suicidio, falso in bilancio, minacce, e cioè 22 reati in totale. Però, come fai a essere ancora integro così, scusa? ma perché ancora non faccio abbastanza rumore.
mi seguono poche migliaia di persone. Ah, perché sai, e quindi... sai bene che è pericoloso, no? Sì, sì, lo so, lo so. Però io Bravo. Ho deciso di continuare perché ritengo che è meglio essere libero e rischiare qualcosa piuttosto. A parte che non si mettono, ormai non ammazzano, ormai ti uccidono giuridicamente. Sì, 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 beh, questo è vero. Questo è vero. Quindi magari cercheranno di requisirmi la casa. Sì. Ecco. Io recentemente sono andato a sentire, non so se tu lo conosci, Gianni Lannes. Certo, lo conosco. Che sì. È venuto qui da queste parti e lui ci ha raccontato un po' la storia della sua vita anche, oltre alla questione di quella indagine che lui fece ancora nel 92, scusa, a proposito di alcune esplosioni che ci sarebbero state qui alla base, una caserma americana che c'è da queste parti qui. Però, e lui raccontando questa cosa, allora ci aveva anche detto che effettivamente avevano attentato alla sua vita, hanno fatto saltare l'auto due o tre volte, sì, quindi sì, ecco sì. Insomma, bah, sì. Effettivamente questo è successo anni fa, sì, ormai può essere che ormai adesso... Io ho la convinzione che negli ultimi 10 anni usino strade un po' diverse. Tu avrai sentito parlare sicuramente del magistrato Paolo Ferraro. Certo. Ecco, lui per esempio è vivo e vegeto. Anche sì. A lui molti anni fa attentarono la sua vita manomettendo le gomme del camper. Sì. Però per fortuna lui non ebbe l'incidente perché se ne accorse poco prima, diciamo. Sì. Oppure forse, comunque insomma, non ebbe conseguenze ecco, da sì. Quell'attentato lì. Ferraro si occupa forse più della questione legata a questi... aspetti satanici, no? I vari protocolli MK Ultra. Ah sì, certo, ecco, certo, le manipolazioni, sì, esatto, sì, lui esatto. È proprio esperto di queste cose, anche perché lui è stato vittima in prima persona. Di queste cose, insomma, sì. Quando faceva le indagini sulla Cecchignola, ecco, su... Ah, no, questa non la so. Sì, beh, è proprio da lì che è cominciata la sua storia di persecuzione. Lui stava facendo delle indagini sull'omicidio della Cecchignola. Sai, com'è che si chiamava quella ragazza che fu uccisa tanti anni fa? No. No, non la Orlandi, no. No, non la Orlandi. Vabbè, adesso non mi viene il nome, purtroppo. Sì. Sì, magari è collegata all'Orlandi, però no, dopo l'Orlandi, questa qui, questa signora purtroppo che perse la vita e lui stava facendo delle indagini e lì scoprì che la sua famiglia era stata infiltrata da agenti dei servizi segreti, insomma, e da lì è cominciata la sua... Infatti è stato espulso dal magistrato. Sì, sì, lui è stato... Sì. Assolutamente, lui non è più... Formalmente non è più magistrato. Radiato, sì. Sì. Poi ecco, c'è anche l'altro, c'è Franceschini, che è l'avvocato Franceschetti di Roma. Sì, no? Anche lui uno di quelli che ha trattato alcuni argomenti un po' scottanti, tipo cos'era anche il delitto di Cogne, che raccontava appunto che c'erano dietro delle altre questioni. Vabbè, comunque io sì. Cercherei di chiamare questo mio amico. Tu quanto stai qua ancora? Ma va, dove domani? No, io in questa diretta vorrei chiuderla a breve, cioè non appena salutiamo la chiudiamo, anche perché siamo già in onda da credo da oltre un'ora. Eh sì, okay. un'ora esatta, 1:06, perché abbiamo cominciato alle 5:05, quindi io lo chiuderei, ma magari se arriva il tuo amico così facciamo due chiacchiere, insomma, non è necessario certo. Continuare la diretta perfetto. A oltranza. Benissimo. Bene, è stato un piacere, anche Federico. Per me. Allora, se rimani, chiudo la diretta e così magari poi continuiamo a chiacchierare. Va bene. Giuliana, prima di chiudere, tu volevi aggiungere qualcosa? No, ti faccio i complimenti e tanti auguri. Di continuare e di toccare la coscienza e la mente di tante persone. Grazie, io ci provo nel mio piccolo, è ovvio che per avere un impatto maggiore dovremmo essere in tanti a fare questa cosa. Certo. O almeno tanti dovrebbero magari aiutarmi a condividere. Sì. Ecco, purtroppo il mio canale cresce ma veramente molto molto lentamente. Sì. Ogni giorno mi scrive qualcuno, ti ho scoperto da poco, per esempio oggi mi ha scoperto Federico, magari certo. Domani comincerà a seguirmi. Sì. Però ecco, uno o due nuovi al giorno sono pochi, dovrebbero essere 1.000 o 2.000 nuovi al giorno per fare veramente qualcosa. Sì. Comunque piano piano. A volte si parla di queste cose con le persone e certo. Ti danno del fuori di testa, quindi sì, tu ne parli e fai fuori di testa, pazienza. Esatto. Bene Giuliana, ti ringrazio. Alessandro, sì. Tu vuoi aggiungere qualcosa? Ma no, io salvo, quello che posso dire è che sono felice di che sei venuto qui a Vicenza e che hai portato diciamo un po' di tentativo di consapevolezza insomma anche in questa città con il tuo programma. Sono felice appunto di essere qui con te.
io ti ringrazio e sono felice di essere qui con te e con tutti voi. Come dicevo, io sono stato ospite da Roberto ad Arco, in provincia di Trento. Dicevo a lui e a sua moglie Agnese che una delle cose più belle di questo tour è proprio quella di conoscere tante persone che magari prima, io sì, il tuo nome lo leggo mesi e mesi, però ecco, ti vedo oggi per la prima volta, certo, probabilmente. È bello stringere sempre nuovi rapporti con nuove persone. Ti rendi conto che questa consapevolezza comunque non è fatta. Quindi va bene così. Io sono fiducioso, secondo me. Ma sì, dobbiamo sì, necessariamente. Non possiamo veramente. Comunque c'è un confronto rispetto, diciamo, a tot anni fa. Qualcosa si è mosso, è cambiato. Quindi comunque la cosa sta avanzando pian pianino. E continuare a battere il chiodo. Flavio, tu cosa vuoi aggiungere? Aggiungere che anche la tecnologia ci darà sicuramente una grande mano, a cominciare sia da internet ovviamente, però anche le nuove tecnologie sul risparmio energetico, su tutti i sistemi di avanzamento tecnologico che potranno dare una mano. Non hai sentito parlare anche del blockchain, del sistema, no, della criptomoneta, ah, sì, 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 tipo Bitcoin. Beh, esatto, certo, adesso sì, c'è tutte le criptomonete e anche di energie rinnovabili, c'è la possibilità di fare tra virgolette banca, perché risparmiando delle energie le amministrazioni comunali, c'è la possibilità di finanziare ad esempio le scuole risparmiando dalle bollette dell'energia del riscaldamento, ad esempio nel giro di tot anni si può usufruire di questi soldi dell'energia per finanziare e cambiare tutti i sistemi di riscaldamento obsoleti, che così contribuiscono anche a un impatto ambientale di minore entità, diciamo, degli PM2.5, PM10. Certo, certo. Per cui informiamoci bene sulle nuove tecnologie che daranno sicuramente una grande mano a tutta la comunità. Bene, Flavio, io ti ringrazio per questa tua, come si può dire, per questa tua considerazione conclusiva. Ringrazio tutti voi, cari amici, che ci avete seguito da casa. Vediamo, leggiamo ancora qualche commento. Il parmigiano vale moneta, dice Anouk. Poi ciao a te, potrei capire se avessi messo nome e cognome, ma così, vabbè, stanno parlando fra di loro, perché in effetti da un po' che non leggevo e quindi va bene. Anche la signora è graziosa, non ti legge. Quali sono le prossime tappe? Ciao Federico da Federica, dice Anouk. Intelligenza, dovreste fare lo stesso voi, ti piace? Questo ragazzo è un interlocutore valido e carino, dice. Ecco, Federica, sì, tua omonima, bel dice, nome, dice questo ragazzo è un interlocutore valido e carino. Ah, ecco. Grazie. Ecco. Grazie. Federico. Ecco, lo dice, e si chiama Federica, fra l'altro, quindi. Beh, sei di Vicenza, sentiamoci. No, non è di Vicenza, non è di Vicenza, però ecco, se tu vuoi dare, se tu vuoi dire come contattarti su Facebook, magari, se vuoi dire il tuo nome. Sto scherzando. Stai scherzando. Sì, sì, va bene. Va bene, va bene, va bene. Ok, allora, carissimi amici di Salvo 5.0, grazie per essere stati in nostra compagnia. Mi raccomando, godetevi la sigla finale, la sigla di questo Pecoglioni Italia Tour. Mi raccomando. Prego, volevi guardarla? Sì, sì, certo, certo. Aspetta che sto avendo qualche problema con il touchscreen. Ecco, vediamo un po' che cosa è successo. Trela. Ah, ok, adesso ci siamo. Bene, cari amici, allora mando la sigla e mi raccomando, ci vediamo per la prossima tappa di domani, che sarà quella di Padova, la 26esima. Per il momento è tutto, ciao a tutti e grazie.